Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Se vi dico Rocca di Montebello, che cosa vi viene in mente? Sono sicura che molti di voi hanno già fatto il collegamento, perché la Rocca di Montebello, che si trova a Poggio Toriana in provincia di Rimini, è legata ad una leggenda particolare ed è anche il motivo per cui ogni anno attira tanti turisti, curiosi, studiosi del paranormale, appassionati dell'occulto. Perché è legata alla leggenda del fantasma di Azzurrina. Ma cerchiamo di fare un passo indietro e di capire chi era Azzurrina e come è nata questa leggenda. Azzurrina nasce nel Medioevo, è la figlia di Ugo Linuccio, che sarebbe il vassallo dei Malatesta, che erano i signori di Montebello. Il suo vero nome era Guendalina, ma siccome è nata con una caratteristica fisica particolare, ossia era albina, i genitori, per tentare di nascondere questo suo stato, le hanno tinto i capelli con delle tinture vegetali e il risultato è stato quello di dare ai capelli dei riflessi azzurri, perché il pigmento ha reagito alla tinta diventando azzurro e quindi, appunto, avendo anche gli occhi azzurri, il soprannome è stato quello di Azzurrina. I genitori volevano nascondere questo stato perché a quei tempi gli albini erano considerati delle creature magiche legate alla stregoneria e quindi addirittura c'era il rischio che venisse accusata di stregoneria e bruciata sul rogo. Quindi ovviamente i genitori hanno fatto il possibile per nascondere la cosa. Ma il motivo per cui Azzurrina è famosa non è questo, ma il fatto che è stata vittima di un tragico evento nel 1375. Lei una sera di pioggia, una sera tempestosa, stava giocando con una palla fatta di stracci. Questa palla a un certo punto ha cominciato a rotolare giù per le scale fino a finire nel nevaio del castello. Il nevaio era una di quelle stanze che all'epoca venivano utilizzate per la conservazione del cibo, quindi era una stanza molto fredda. E rotolando giù per le scale, appunto, Azzurrina ha cercato di inseguire la sua palla per raccoglierla, si è persa in questo nevaio e non è mai più stata ritrovata, quindi il suo corpo non è mai più stato ritrovato. Quindi, da qui sono partite tutte le leggende a lei collegate, intanto perché la palla ha cominciato a muoversi da sola ed è andata a finire in questo nevaio, quasi come attirandola appunto in questa zona del castello. E già per questo ci sono state un sacco di leggende particolari che nel tempo si sono tramandate e sicuramente ne è anche stato modificato il contenuto, come accade sempre quando una cosa viene tramandata oralmente. Quindi, insomma, questo succede un po' in tutte le leggende. Ma la cosa particolare è che questa Rocca di Montebello è stata aperta al pubblico come museo nel 1989. Nel 1990 hanno deciso di fare un documentario su questa rocca, quindi la RAI, con tutte le sue attrezzature sofisticate, è andata a girare un documentario e i tecnici del suono si sono accorti che nel riascoltare poi le registrazioni che c'erano dei suoni inspiegabili, dei suoni che non erano giustificati dalle condizioni ambientali nelle quali si sono trovati mentre stavano girando il documentario. Hanno sentito un rumore di pioggia, hanno sentito del vento e le grida di una bambina, o almeno quelle che sembravano essere le grida di una bambina. La cosa particolare è che tutto questo accadeva il 21 di giugno e proprio il 21 di giugno è il giorno in cui Azzurrina è scomparsa. Quindi già questo ha alimentato tantissimo le leggende e in tutti questi suoni che si sono sentiti, ovviamente c'è stato chi sostiene effettivamente di aver sentito delle grida di una bambina, un pianto, un urlo, la pioggia, il vento. E c'è chi invece sostiene che si tratti solo ed esclusivamente di suoni che dipendono dal fatto che in questo castello ci sono tanti cunicoli e magari il vento ha fatto appunto, dato origine, diciamo, a questo tipo di rumore. Quindi ci sono due visioni diverse. Però questo ha ovviamente alimentato la curiosità di tantissimi appassionati e studiosi del paranormale. Quindi sono fat stati fatti altri studi e si è notato che ogni 5 anni, il 21 di giugno, si sentono appunto questi rumori. Adesso noi questi rumori li sentiamo insieme, così anche voi magari mi direte poi nei commenti qual è la vostra opinione.
suoni che sono stati registrati. Se voi andrete a vedere la Rocca di Montebello potrete ascoltarli perché li fanno comunque ascoltare ai turisti, a quelli che sono comunque interessati ad ascoltarli. Ma nei vari studi che sono stati fatti, a qualcuno è sembrato di individuare non solo questi suoni, ma anche una bambina che chiama mamma e volevo farvelo sentire. Effettivamente assomiglia a una bambina che chiama mamma, è un tipo di suono che lo ricorda, però ovviamente non possiamo sapere quale sia la vera origine di questo suono perché riusciamo a sentirlo così. Però ovviamente tutto questo ha dato ancora di più voce a tutte queste leggende. Inoltre c'è chi racconta che questa Rocca di Montebello sia famosa anche per un altro tipo di fenomeni, diciamo paranormali. Sembra che siano stati fatti degli avvistamenti, diciamo di ombre o di figure etere che assomigliavano molto a uno spirito. Addirittura sono state scattate delle foto che sembrano appunto riprendere uno spirito che vaga per il castello, insomma ci sono tantissime opinioni diverse, tantissime testimonianze diverse. Un sensitivo che ha fatto degli studi particolari ha rilevato delle energie particolari, delle energie negative, delle energie positive contrastanti in una stanza, quindi insomma ci sono state tanti studi e tante testimonianze su questa Rocca di Montebello, quindi è il motivo per il quale effettivamente diciamo che rientra a pieno titolo fra le mete del turismo dell'occulto perché ci sono appunto una serie di elementi che vanno a stimolare la curiosità degli appassionati e degli studiosi del paranormale. La vicenda che riguarda Azzurrina e tutti questi suoni che sono stati registrati sembra comunque che si verifichino sempre il 21 di giugno ogni 5 anni. Non vi so dire se anche recentemente sono stati rilevati questi suoni, se hanno fatto nuove registrazioni, perché non sono riuscita a trovare molto materiale, diciamo, recente degli ultimi anni, ma è tutto materiale abbastanza vecchio. Quindi non so come sia la situazione attuale. Se voi lo sapete, magari scrivetemelo nei commenti. La storia di Azzurrina e la sua leggenda, almeno per quello che è il mio video, si ferma qui. Io vi invito come sempre a commentare, a farmi sapere qual è la vostra opinione. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.